La mascherata si intitola Gioco di carte a corte. Quest'anno ho realizzato una mascherata in onore di Emanuele Luzzati a 100 anni dalla nascita. Sono delle carte da gioco che lui ha realizzato, che oltre che pittore era anche scenografo. È stata una mascherata abbastanza complicata, soprattutto dal punto di vista del colore. Ho lavorato anche Jonathan Francesconi, che ben tutti ricordano, penso volentieri.